L'Europa no è una domanda. Dobbiamo come Italia rimanere in Europa o uscire, se non dall'Europa, almeno dall'euro? L'Europa è quel meccanismo che costringe l'Italia a fare la cosa giusta o una pressione che forza l'Italia a fare delle scelte sbagliate o peggio, distrugge le imprese italiane a vantaggio di quelle tedesche? Ideologicamente e anche amministrativamente l'Europa è governata dal binomio franco-tedesco, che è sempre più tedesco e sempre meno franco. La domanda importante è se riusciamo a trovare un sistema per migliorare la nostra economia. Bisogna partire da un dibattito economico e istituzionale che cerchi di aggregare consenso intorno a un'idea che è quella della fiscal redistribution, che è ovvia per qualsiasi economista e diventa non ovvia quando si entra nelle stanze del potere a Bruxelles. Io sono sicuramente favorevole a un'Europa che porta alla circolazione, alla libera circolazione dei beni, servizi e capitali all'interno del continente europeo. Un'Europa che difende la libertà e che aiuta e che ha aiutato, questo è un grande vantaggio, molti paesi che sono emersi dalla dittatura a darsi delle istituzioni che siano democratiche e civili. In questo, secondo me, l'Europa ha avuto un contributo estremamente positivo, come positivo è stato i benefici del libero scambio all'interno dell'Europa. Dove sono i problemi? Beh, in parte i problemi nascono dalla moneta comune che è stata fatta prima di fare le istituzioni per sostenerla. Si è buttato il cuore oltre l'ostacolo sperando che poi il corpo seguisse. E oggi purtroppo il corpo non ha seguito e quindi dobbiamo a un certo punto cercare di prendere le conseguenze. La mia visione nel libro è di dire, beh, proviamo a cercare di salvare questa Europa, questa Unione Monetaria e questo ha delle implicazioni molto chiare su che cosa bisogna fare. Se non si riesce, bisogna pensare a un'alternativa, a quello che io chiamo un divorzio consensuale. Secondo me è estremamente pericoloso e dannoso fare un'uscita unilaterale dall'euro, perché richiede tempi, richiede molte manovre di aggiustamento e finirebbe per essere precipitata da una fuga di capitali, che proteggerebbe le persone più abbienti che hanno la capacità di portare i capitali all'estero e penalizzerebbe tutti gli altri. Quindi sarebbe un disastro sia dal punto di vista economico che dal punto di vista equitativo. Per questo io nel mio libro, e continuo a essere su queste posizioni, dico che innanzitutto dobbiamo cercare di rendere funzionante il sistema che c'è. Purtroppo non possiamo farlo da solo, dobbiamo avere la cooperazione degli altri paesi, in particolar modo della Germania. Tutti gli economisti degni di questo nome riconoscono che per avere una unione monetaria funzionante sono necessari dei meccanismi di redistribuzione fiscale. E l'Unione Europea o l'Eurozona non ce li ha questi meccanismi e i tedeschi sono contrari ad avere questi meccanismi. Allora la mia prima posizione è cerchiamo di combattere in Europa una battaglia anche di principio, dicendo se voi siete contrari al principio della redistribuzione, siete contrari alla moneta unica. Allora, se siete contrari alla moneta unica, parliamone a come arrivare a un divorzio consensuale. Se invece siete favorevoli alla moneta unica, dovete essere favorevoli alla redistribuzione, e allora parliamo quale meccanismo di redistribuzione è più adeguato. E poi nel libro sostengo che il più semplice e il più efficace sarebbe una forma di assicurazione contro la disoccupazione pagata con fondi federali. Se effettivamente questa offensiva politica fallisce, il piano B è quello di cercare di ottenere un divorzio consensuale. Un'uscita unilaterale è devastante. Un divorzio consensuale in cui sia la Germania a uscire dall'euro dall'alto è molto più fattibile. Perché? Perché i costi di un'uscita di una moneta forte sono molto più bassi che i costi di uscita di una moneta debole. Il problema, come tutti i divorzi consensuali, è che richiede due persone per il consenso, quindi richiede alla Germania che sia d'accordo in una manovra di divorzio.
la Germania in questo momento non ha nessuna intenzione di farlo perché ha il migliore dei mondi possibili, nel senso che non paga nulla per la sopravvivenza dell'Unione, anzi abbiamo una forma di redistribuzione al contrario, perché i tassi di interesse in Germania sono bassi anche perché è un rifugio per tutta l'area euro, quindi la Germania beneficia da un lato e l'Italia perde dall'altro, quindi la Germania non ha nessun costo e ha dei chiari benefici, un euro che è molto più svalutato di quello che sarebbe una valuta tedesca senza il resto dell'euro, e questo favorisce l'export tedesco e favorisce la piena occupazione tedesca. Quindi in questa situazione la Germania non ha alcun interesse a cambiare e ci vorrebbe una pressione politica per forzarla contro il muro a scegliere, scegli tu quale delle due opzioni. Questa opzione non è sostenibile, quindi o una politica fiscale redistributiva o un divorzio consensuale e la formazione di due euro. Una manovra relativamente semplice dal punto di vista economico, estremamente difficile dal punto di vista politico, è l'uso di nuova massa monetaria per acquisti diretti di beni e servizi, quello che si chiama in termini deficit financing, cioè finanziare il deficit con stampando moneta, è la cosa che tutte le istituzioni temono nella maniera assoluta, perché quando fu fatto negli anni 70 e primi anni 80 portò a inflazione a doppia cifra, addirittura al 22% in Italia. E oggettivamente non è una manovra da usare in modo leggero e in tutti i casi, ma ha estremi mali e estremi rimedi. Lo stesso Milton Friedman diceva che di fronte a una crisi prolungata bisogna paracadutare o gettare il denaro dall'elicottero. Ovviamente si tratta di una metafora per dire che bisogna usare acquisti diretti di beni e servizi con moneta della banca centrale. Questo è proibito dalle istituzioni, dalla Costituzione della Banca Centrale Europea, perché la Banca Centrale Europea è stata creata per combattere l'inflazione, è stata per combattere la guerra del passato e quindi è completamente sprovvista per la crisi attuale.